Buongiorno a tutti, benvenuti a questa seconda puntata della rubrica Un libro al mese della Basilica Cattedrale di Como. Oggi siamo ancora qui, dopo il successo della prima puntata, alla Libreria Paoline e presenteremo un nuovo libro, Legami di Corte, scritto da Barbara Veronelli e Patrizia Dugoni. Le due hanno dato questo nome a un residence immaginario dove si intrecciano storie di diverse famiglie e grazie appunto alla loro esperienza lavorativa insegneranno anche in maniera ironica a risolvere situazioni familiari spiegheranno un po' come poterne uscire, come trovare delle soluzioni anche semplici su problemi che all'inizio sembrano insormontabili. Ora entreremo in libreria e ascolteremo le due autrici. Buongiorno a tutti, siamo Barbara Veronelli, Patrizia Dugoni, siamo le autrici di Legami di Corte, storie semiserie, sagge riflessioni sulle dinamiche familiari. Questo è un libro che è nato per sfida, per gioco, un po' per l'uno, un po' per l'altro. Dopo oltre 50 anni di esperienza clinica di Patrizia e sommata insieme, non per ciascuno. No, siamo avanti, ma non così tanto. E abbiamo pensato di dedicarci un momento in relazione anche al fatto che ci conosciamo da oltre 25 anni di affrontare questa sfida. Avevamo fatto già qualche articolo di carattere divulgativo e ci sembrava proprio importante sperimentarci con un testo scritto a quattro mani e due teste. Soprattutto perché lavoriamo da tanti anni con le famiglie e con appunto le dinamiche che accadono nelle famiglie, per cui volevamo aiutare un po' genitori, ma non soltanto loro, anche appunto tutte le persone che vogliono ritrovarsi un attimo a comprendere meglio degli aspetti che ci riguardano da sempre, ma soprattutto con un po' di leggerezza. La leggerezza non è superficialità, ma è un modo per affrontare le cose col sorriso sulle labbra e per poterci anche un po' prendere in giro. E così a Patrizia è venuto in mente di scrivere questi racconti, queste storie semiserie. Esattamente, sono 15 racconti strutturati con rispetto a 15 famiglie, con cognomi un po' particolari, cognomi scelti sul web oppure inventati, con la caratteristica di dare un significato preciso alla tematica trattata. Poi magari faremo degli esempi. Chiaramente ci sono questi 15 racconti di queste famiglie che abitano in questo residence che si chiama Legami di Corte. Tutte le famiglie sono un po' imparentate fra di loro e si fanno un po' il verso l'una con l'altra. Oltre alle famiglie ci sono anche altri personaggi che chiaramente fanno un po' da sponda, ma fanno anche un po' da riflesso alle situazioni. Ma i personaggi più importanti di tutti i racconti sono i bambini. Allora, abbiamo preso spunto da questi cognomi molto caratterizzanti, un po' caricaturali. Ve ne diciamo qualcuno, non so, la famiglia senza pace, la famiglia di Ottallevi, la famiglia Chiacchiaretta, la famiglia Barbatosta, poi entreremo magari nel dettaglio anche di qualcuna di queste. Allora, il cognome è un po' un condensato anche di contenuti che sono contenuti teorici. Allora, io che sono la più giovane e la più saggia, faccio la parte della più saggia e commento con riflessioni teoriche, ma che vogliono, come dire, tradurre anche per i non addetti ai lavori dei contenuti che possono essere spunto di riflessione soprattutto su quello che succede all'interno delle famiglie, che si diversifica per ciascuna ma che ha anche, come dire, un filo comune, no? E quindi partiamo dalla nascita di un primo figlio, al rapporto con le famiglie d'origine,
alla scelta anche di come arrivare a un figlio, per poi percorrere le varie tappe evolutive di una famiglia che cresce in relazione anche al crescere dei propri figli, e quindi che incontra la scuola, che incontra il mondo esterno, gli educatori anche esterni, e che a volte va in crisi. Ogni tanto la crisi è una crisi profonda, ogni tanto invece questa crisi è solo un passaggio di cambiamento verso una riorganizzazione, un equilibrio nuovo che permette un momento di crescita sia ai grandi che ai piccoli. Infatti, per questo motivo abbiamo suddiviso il testo in 5 capitoli ben precisi, con le tematiche specifiche. Ogni capitolo racchiude 3 racconti con 3 famiglie. Infatti abbiamo il primo capitolo, che è Genitori si diventa, poi abbiamo il secondo capitolo, che è Viaggio nella prima infanzia, abbiamo l'altro capitolo, che è appunto da 6 a 10 anni, così si scopre il mondo, quindi sono le tappe evolutive relative al rapporto appunto dei bambini con il mondo esterno, e poi da 0 a sempre, ovvero quelle cose che possiamo fare all'interno delle famiglie, con i nostri figli, ma anche fra di noi, per poter farci un po' di compagnia, ovvero la lettura, ovvero l'uso anche della tecnologia, del computer, con una modalità un po' più attente. E poi l'ultimo riguarda la coppia, perché alla base della famiglia c'è la coppia. Qui abbiamo a che fare con 3 coppie che sono un po' disastrate. Infatti abbiamo la coppia della famiglia di Otallevi, la famiglia Mezza Salma e la famiglia Barbatosta. Partendo dall'inizio, la prima famiglia è la famiglia senza pace, ovvero la famiglia che non si dà pace alla ricerca di maternità, e ci sono varie sfumature rispetto alla ricerca di figli. Ma poi i bambini, appunto, come dicevamo prima, sono i più saggi della situazione, animano il residence, animano il cortile del residence, giocando fra di loro e accogliendosi tutti quanti. Allora, proprio a proposito della famiglia senza pace, un elemento di riflessione è quello che la ricerca di un figlio può avvenire in maniera molto differenziata. Un figlio in una coppia può arrivare casualmente, senza un progetto pensato, condiviso, ricercato, in una coppia che si conosce anche da molto poco. Poco e da molto poco tempo, può invece arrivare in una coppia che ha una storia e una tradizione piuttosto lunga, e quindi un figlio è un figlio desiderato, cercato, che fa parte di un progetto di famiglia un po' più ampio. Già queste due partenze ci disveleranno delle situazioni familiari completamente diverse, e quindi noi facciamo delle riflessioni su questi incipit di famiglia così differenziati, introduciamo alcuni temi anche complessi, come quello dell'adozione, per esempio, come quello della procreazione medicalmente assistita, quindi tutta una serie di variabili rispetto anche alla costituzione di una famiglia. Quindi sono spunti che si commentano poi anche attraverso delle indicazioni approfondite attraverso altri linguaggi. Esatto, una delle caratteristiche del nostro libro è proprio quella che, rispetto a ciascun paragrafo, noi abbiamo aggiunto delle chiavi di lettura non verbali, ovvero abbiamo aggiunto dei giochi, e poi spiegheremo perché i giochi, abbiamo aggiunto dei riferimenti a pittori, ovvero il pittore che abbiamo scelto ha la caratteristica di individuare la tematica trattata in termini emotivi. Abbiamo inserito una serie di indicazioni di letteratura, una serie di indicazioni di film, e abbiamo anche inserito alla fine un riscontro, un piccolo input di carattere musicale, sempre legato alle emozioni che vengono trattate nel paragrafo.
Questo per permettere a chiunque di sensibilizzarsi e sintonizzarsi sul proprio canale comunicativo più personale, insomma, no? Più proprio, per cui c'è chi risponde più facilmente a un input visivo, quindi si ritrova, si rispecchia e quindi può riflettere più facilmente attraverso degli stimoli visivi come quelli delle opere d'arte. C'è chi invece fa meno fatica a cogliere degli input dal canale musicale. Sono tutti strumenti che ci sembrano importanti per stimolare la riflessione. Questo è l'altro grande obiettivo del nostro libro, no? Quello di permettere di riguardarsi, di rileggersi e di rileggere anche quello che succede nella quotidianità per raddrizzare un po' il tiro. Prima diciamo dei giochi, perché i giochi? I giochi sono, vengono utilizzati dai bambini per scoprire il mondo e quindi come tale hanno una valenza importantissima, ma anche nella pratica clinica vengono utilizzati i giochi, così come anche nella pratica formativa, perché ti permettono di apprendere attraverso altre modalità che non sono soltanto le modalità del linguaggio verbale. Rifacendoci un attimino al gioco, ai bambini e alle famiglie, mi piaceva fare un riferimento alla famiglia Guasta Disegni, che è la famiglia nella quale appunto arriva un fratellino appunto all'interno della famiglia un po' strana, dove il papà, appunto figlio unico, voleva una squadra di calcio e in realtà appunto il primo figlio è stato un maschietto che ha seguito ovviamente le idee del papà, ma la seconda bambina è stata appunto una femmina, Matilde, che non aveva nessuna intenzione di giocare a calcio, anzi voleva fare la modella, quindi come tale è proprio un'altra cosa. E il fratellino, appunto, nel momento in cui doveva nascere la sorellina, ha visto guastare i suoi disegni, voleva essere appunto figlio unico e una mattina si è presentata nella camera dei genitori chiedendo se invece la sorellina non potevano dargli un bel cavallo. In realtà poi è nata Matilde, che è una grande peste. Ecco. Questo tema, per esempio, della fratria ci è molto caro perché ci permette di ascoltare all'interno di una famiglia delle storie completamente diverse. Apparentemente due fratelli nascono nella stessa famiglia, non è affatto vero. Quindi la storia che viene narrata da uno, non so se l'avete mai sperimentato, e se non l'avete fatto, fatelo, questo è uno dei nostri suggerimenti. Fate il confronto fra due storie raccontate da due fratelli. Ognuno di loro in realtà nasce in un momento specifico della storia di coppia, per cui ha davvero una famiglia diversa, intanto con o senza un fratello e con dei genitori che hanno sviluppato anche un'esperienza sulle spalle di solito del primogenito che li favorisce nella gestione, nella relazione anche con il secondo genito. Noi diciamo che il desiderio, l'ideale di famiglia ha anche un numero di figli, prevede anche un numero di figli specifico. C'è chi ha fatto esperienza nella propria famiglia d'origine con fratelli, magari con una fratria numerosa, e ne ha beneficiato, per cui ha in mente di proporre nella propria famiglia attuale una condizione simile. C'è chi invece è stato anche troppo appesantito dalla presenza di tanti, di numerosi fratelli, insomma, e quindi preferisce l'idea di averne pochi di figli o addirittura ritiene che il figlio unico sia un grosso vantaggio. Quindi l'ordine di genitura, il numero dei fratelli, il genere, il fatto che siano adottivi piuttosto che naturali,
ha delle declinazioni diverse all'interno della storia familiare, dei significati diversi. Uno strumento di gioco, tra virgolette, che noi utilizziamo, come introduceva prima la collega, è il genogramma, detto in maniera più semplice, l'albero genealogico, no? Quindi nel nostro libro troviamo tutte le famiglie nominate dalla dottoressa Dugoni, poi rappresentate anche graficamente in una maniera un po' creativa, insomma, non esattamente quella canonica, ma il genogramma, per esempio, è uno degli strumenti clinici che noi utilizziamo e su cui c'è una letteratura scientifica ampia, che permette immediatamente di costruirsi una mappa delle relazioni all'interno di una famiglia. E per concludere, possiamo fare riferimento al fatto che per avere la famiglia dobbiamo partire dalla coppia, dalla coppia affettiva. La coppia affettiva ha una valenza importantissima, perché l'arrivo dei figli è una grande gioia, ma è anche un grande sconvolgimento. E come tale, appunto, la coppia deve ricostruirsi, tant'è che l'ultima coppia si chiama Barba Tosta, che proprio perché è alla fine del nostro libro vuole essere un po' di buon auspicio, ovvero i componenti sono tosti di nome di fatto e quindi riescono a riorganizzarsi nonostante appunto la nascita di questa bimba, che chiaramente vuole soltanto la mamma e fa fatica a rapportarsi col papà, ma il papà, che appunto è Barba Tosta, riesce a mettere in campo tutte le sue energie per essere un ottimo compagno per la moglie e un ottimo padre per la bambina. Allora, proprio a proposito delle famiglie barbatoste, e ne abbiamo conosciute tante, ne abbiamo accompagnate tante a, come dire, recuperare anche quelle che sono le risorse fondamentali per diventare una famiglia barbatosta, cioè una famiglia che ce la fa a riorganizzarsi, a trovare un nuovo equilibrio dentro uno sconvolgimento come quello della nascita di un figlio, che è considerato uno degli eventi più stressanti, anche quando è un desiderio, fa parte di un progetto di vita. Per cui, per esempio, alcune delle risorse sono, come diceva prima Patrizia, quello di avere un compagno che condivide anche le fatiche di una neomamma, con cui è possibile trovare supporto, sostegno anche nelle azioni quotidiane, per cui il cambio del pannolino non diventa più un peso per l'uno o per l'altra, ma diventa un'occasione anche di relazione, di scoprirsi capaci di accudire. Un altro elemento sicuramente importante è la presenza di una famiglia d'origine, quindi dei nonni, che spesso sono una risorsa, soprattutto quando sono capaci di tollerare delle idee innovative, quindi coniugare le tradizioni ma lasciare spazio anche all'innovazione è un'altra risorsa fondamentale, quella cioè di imparare a definire dei confini della nuova famiglia che nasce e che parte da due modelli di riferimento che sono completamente diversi, no? Fra loro, per cui è trovare, come dire, un po' una terza via. Poi l'atteggiamento e la fiducia nell'esterno, nel mondo esterno, sono degli elementi sicuramente importanti per sostenere una famiglia. Oggi, quando ci sono dei momenti di crisi, possiamo, come abbiamo detto anche prima, no? Trovare un sacco di spunti o nella letteratura o nei film, piuttosto che consolazione anche nella musica. Possiamo poter contare su una rete spesso amicale, quindi all'interno anche della comunità a cui apparteniamo,
avere un buon rapporto con le figure educative altre rispetto ai genitori, a volte un grosso sostegno, quindi le insegnanti piuttosto che i catechisti, piuttosto che gli istruttori delle varie attività sportive. Quindi questo atteggiamento fiduciario da parte dei genitori è un'ottima opportunità. Quando la famiglia è molto in crisi, noi abbiamo degli altri strumenti ancora per cercare di riportare l'equilibrio, che possono essere anche i gruppi che conduciamo. Ecco, e a chi è rivolto questo libro? Questo libro è a chi può leggerlo? Questo libro è rivolto un po' a tutti, perché appunto tutti quanti possono trovare degli spunti per sé, degli spunti per appunto poter essere anche di sostegno agli altri. Quindi è rivolto ai genitori, è rivolto ai figli, è rivolto ai nonni, è rivolto agli educatori, è rivolto a tutte quelle persone che vogliono un attimino ripercorrere la propria storia e prendersi un attimino un po' in giro, come diciamo all'inizio, per cui non è un libro solo per genitori, ma è un libro che può essere letto da tutti, può essere letto anche appunto da parte dei genitori con i propri figli. Ecco, e dopo l'essersi presi in giro facciamo anche qualche riflessione e troviamo anche qualche soluzione, no? Quindi riflettere permette comunque di mettere l'attenzione su alcune delle nostre funzioni genitoriali, che sono quelle di guida, quelle di contenimento, quelle di stimolo, quelle di protezione, e in qualche modo possiamo, come dire, ritararci e affrontare, trovare appunto un'opportunità nuova, soprattutto quando siamo in fatica.